Bene, per fare la pulizia del disco potete cercarlo su Google, ovviamente, cercando su Google vi dà già una mano, ma sostanzialmente è facile, basta cliccare sulla vostra icona qua e cercate, aspettate, a voi vi viene questo, e poi mentre siete qua potete semplicemente digitare pulizia disco, già con pulizia disco. Pulizia disco abbiamo la possibilità di vedere quanto spazio libero abbiamo, quanto libero spazio possiamo liberare, e possiamo selezionare l'unità, che di solito è la C, io ho la C e la E, e facendo OK viene fatta un'analisi e viene fatto vedere quanto spazio è liberabile. In questo caso vedete che io ho nei download 20 GB e 8, e questo potrei liberarli. Per liberarlo basta semplicemente cliccare, selezionare quello che voglio liberare, quindi se volessi liberare anche questi 20 GB, tenete conto che tutta la cartella download viene liberata, c'è anche il cestino 312 MB, e via discorrendo. In questo modo si con OK vengono cancellati. Adesso noi magari facciamo solo una cosa da me molto semplice, quindi facendo con OK cancello praticamente cestino e tutte queste cose qua, che in questo caso liberano un pochino di spazio. Se voglio eliminare invece lo spazio di sistema inutile, quindi qui facciamo sempre pulizia disco, l'app, abbiamo la possibilità di selezionare la possibilità di fare pulizia file di sistema. Questa pulizia file di sistema necessita di essere super user, l'amministratore. E quando è attiva, chiede anche qua l'unità C, è molto interessante perché ogni volta che viene aggiornato il sistema operativo Windows, e questo succede abbastanza spesso, vengono lasciate molti file indietro che sono più o meno grossi 20-30 GB, e quindi facendo questo doppio giro, quindi andando sull'opzione di pulizia file sistema e poi rifacendo clic, si pulisce tutto. Inoltre, l'altra cosa interessante è che potete vedere lo spazio di archiviazione, quindi archiviazione, impostazione di archiviazione, e valutare quanto bene sta il vostro sistema. Vedete che in questo caso io c'ho un disco C da 238 giga, di cui 138 GB usati e 104 GB disponibili, quindi vuol dire che ho circa un 60% utilizzati e un buon 40% libero. Questa è una situazione abbastanza ottimale, nel senso che ho abbastanza spazio per fare tutto quello che voglio. Se volessi sapere più o meno in che modo è occupato, qui mi dice queste cose, e nel caso in cui io abbia più di un'unità posso cliccare qua e vedere i dischi che ho. Quindi io ho due dischi, un disco 256 giga sarebbe il disco principale, vedete che c'è il simbolo di Windows, e un disco ausiliario, questo con 1 TB, 930 giga, e questo sta ancora meglio, quindi vuol dire che c'è un sacco di spazio libero. Quindi quando queste linee barre sono blu va tutto bene, quando cominciano a essere verso il fondo vuol dire che il disco è pieno, e se i dischi sono pieni, soprattutto il disco di sistema C, la situazione può diventare troppo lenta e non si può spesso lavorare bene, quindi addirittura il computer può fare delle stranezze e non fare nulla di quello per cui è predisposto. Allora, questo è tutto, vi ringrazio e buona serata.